Lo vedete alle mie spalle, c'è tantissima gente in attesa dell'incendio del castello. Siamo a Fornelli per l'atto conclusivo delle giornate al borgo. Viaggi Molise non poteva non esserci. Siamo qui per raccontarvi una di queste due belle serate vissute qui nel borgo di Fornelli, uno dei più belli d'Italia. Stefano Apollonio, presidente della Proloco, giornate al borgo di Fornelli, seconda serata, basta guardarsi alle spalle, tantissima gente, anche quest'anno centrato in pieno l'obiettivo. Sì, diciamo che anche quest'anno la nostra manifestazione ha avuto un successo incredibile. Ogni anno noi parliamo sempre di un record e siamo orgogliosi di questo. Dietro questa manifestazione c'è un lavoro grandissimo, noi comunque cerchiamo di mettercela tutta ogni anno e ogni anno la gente risponde sempre in maniera migliore. Cercheremo di proseguire su questa falsariga anche nei prossimi anni. Ecco, in effetti la ricetta è quella giusta. Intanto c'è un borgo che è stato rimesso a nuovo dall'amministrazione comunale, quindi molto accogliente. Ci sono le attrattive che proponete ogni anno, però ogni anno aggiungete qualche novità che rende più interessante, insomma, la visita qui a Fornelli. Sì, diciamo che noi cerchiamo ogni anno di confermare gli eventi che hanno fatto la fortuna di questa manifestazione e poi cerchiamo di conciliare questi eventi con altri spettacoli, diciamo, che possono comunque diversificare la nostra offerta. Cerchiamo, come ho detto già prima, di mettercela ogni anno tutta, cerchiamo ogni anno di correggere gli errori che abbiamo fatto l'anno precedente, cerchiamo di coniugare sia gli spettacoli anche con convegni come quello di stasera, che comunque possono valorizzare ancora di più le nostre origini, e penso che proseguiremo così anche nei prossimi anni. Quali sono gli obiettivi futuri per la Proloco? Diciamo che adesso faremo un bilancio prima di questa manifestazione, di questa edizione. L'obiettivo però, come ho già detto, è quello di migliorarsi ogni anno. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo comunque continuare a crescere. Penso che abbiamo ancora, lo dico ogni anno, ampi margini di miglioramento, però penso che poi vedere tanta gente come stasera, vedere il flusso di turisti che ogni anno aumenta, per noi è comunque gratificante. Quali benefici ha portato l'ingresso nel circuito dei borghi più belli d'Italia? Ma sicuramente penso un grandissimo beneficio, penso che Fornelli è entrato in un circuito comunque che ha garantito notevole visibilità, ha garantito comunque un riconoscimento importante e penso che anche questa manifestazione ne abbia beneficiato tanto. Però io penso che noi non ci dobbiamo accontentare a portare migliaia di persone soltanto in questi due giorni, questa deve essere il culmine, questa manifestazione il culmine di un percorso che dura 365 giorni all'anno. C'è ancora tanto lavoro da fare e cercheremo di mettercela tutta nei prossimi anni. Siamo con Luigi Bianchi della Compagnia del Feudo, arrivano da San Vittore del Lazio, un gruppo di rievocazione storica. Quali mestieri, quali abiti avete portato qui in scena? Allora, noi rievochiamo un gruppo di armati del XIII secolo, compresa di cavalieri, fanti e arcieri. In più abbiamo portato un banco prodotti di nostra produzione, che è del miele di Tarassaco, quindi tutto vegetale. In più abbiamo lì un'esposizione di una tavola imbandita medievale. È la prima volta che venite a Fornelli o avevate già partecipato ad altre edizioni? No, è la prima volta. Come vi siete trovati qui? Bene, bene, devo dire che è un bellissimo borgo, tanta gente, sì.
nei vicoli del borgo di Fornelli. Abbiamo incontrato anche il re e la regina. Il re è Giuseppe Jonata, la regina è Rosa Lancellotta. Giuseppe Jonata e Rosa, tra l'altro, si sono sposati da poco. Tanti auguri intanto da Viaggio. Grazie. In Molise, un ruolo emozionante sicuramente. Molto emozionante, per me è la prima volta in 26 anni, è un'esperienza molto, molto forte, molto bella. Un modo... No, per tutte le persone che non sono mai venute qui, consiglio a tutti di venire perché è veramente un evento bello. Un modo anche originale per festeggiare il matrimonio. Anche, sì. Voi rappresentate una contrada, perché come funziona? Chi è che fa il re praticamente? Praticamente ogni anno si esegue questo palio con i cavalli e ogni cavaliere rappresenta una contrada. Chi vince il palio, l'anno seguente poi si sceglierà, o anche a piacere chi vuole partecipare, come molte persone partecipano volontariamente, prendono parte di questo evento. E quale contrada rappresentate? Via Petrara, Muraverde e tutte le altre. Passiamo a Rosa Lancellotta, originaria di Fornelli, ma lei viene dagli Stati Uniti. Che emozione per te fare la regina nel paese dei tuoi genitori? È molto bello perché negli Stati Uniti non esiste una veste del genere, quindi per me è stata veramente bella. Sei divertita qui a spasso per il paese? Sì, è veramente bellissimo. Tornerai l'anno prossimo? Speriamo. Passano due. E passano due. E passano due. E passano di guai. E nel primo mistero Maddalena, ricendo so Rosario ascetta prena. Ricendo so Rosario ascetta incinta. Una sizza fuori e nata rinda. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto. Giovanni Tedeschi, sindaco di Fornelli, è sempre un piacere vedere così tanta gente in paese, forse più degli altri anni. Sì, è una manifestazione che continua a riscuotere tantissimo successo e non può che riempirci di gioia vedere questa grande affluenza, quindi vedere il nostro centro storico pieno come non mai. Più che da sindaco, da fornellese, cosa ti piace di più di questa manifestazione? È l'occasione buona per far visitare il nostro centro storico, le nostre bellezze che molte volte non vengono valorizzate. Noi abbiamo iniziato già da qualche anno un'azione forte di valorizzazione turistica del nostro centro storico e chiunque arrivi qui nel nostro centro storico conferma che non ci siamo sbagliati, quindi che questa è la strada giusta, e speriamo di continuare a fare questo che può portare sviluppo economico per tutto il territorio. Avete in cantiere altri progetti per migliorare il centro storico? Sì, abbiamo aperto tantissimi cantieri negli ultimi anni. La cosa importante è anche i privati hanno iniziato a recuperare le varie abitazioni, quindi c'è una corsa al bello all'interno del centro storico. Abbiamo presentato un progetto presso la Regione Molise per l'acquisto di una parte del Palazzo Baronale che speriamo possa poi trasformarsi in un museo, così da poter ampliare l'offerta turistica del nostro territorio. Parlava di questa manifestazione estiva che ogni anno richiama tantissima gente, ma se ne parlava anche con il presidente della Proloco, Stefano Apollonio. Non ci si può chiaramente fermare all'estate, a queste due giornate di agosto. No, assolutamente. Questo è l'evento clou di una serie di eventi che poi devono cercare di portare sempre in maniera anche continua gente all'interno dei nostri borghi. È l'appello alle istituzioni che sono al di sopra di noi, che ci possano dare una mano in questo percorso, quindi in questa volontà da parte non solo mia come sindaco di Fornelli, ma anche degli altri sindaci, quindi di voler puntare fortemente sul turismo, su quello che può essere il nostro futuro. Termina così la prima parte della puntata di Viaggi in Molise dedicata alle giornate al borgo di Fornelli. Vi ricordiamo che trasmettiamo queste puntate su Telemolise, canale 11, Telemolise 2, canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. In Abruzzo potete vederci sul canale 96, mentre a Roma e nel resto del Lazio trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate sono disponibili anche sul nostro sito web. Vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com.